Migrazione e diritti umani, un tema di sempre più scottante attualità. L'Europa, alla ricerca di soluzioni per l'immigrazione massiccia e incontrollata, si trova ora a far fronte a fenomeni di intolleranza dovuti al terrore di attacchi dall'ISIS. Eppure i migranti debbono vedere rispettati i loro diritti e la loro dimensione europea e politica, e se ne parla presso la sede italiana del Parlamento europeo nel convegno Migranti e diritti umani. Questo convegno presso la sede del Parlamento europeo qui a Roma arriva in un momento veramente delicatissimo, importantissimo. Quindi diritti umani e migrazione, dottoressa Cervone, cosa vuole essere? Sì, noi abbiamo da tempo già organizzato questo convegno, dato che abbiamo 1,5 milioni di migranti in Europa, in un'Europa che si fa sempre più vecchia, dove i figli si fanno sempre di meno, dove la denatalità è sempre in aumento, mentre invece questi migranti che cercano il sogno europeo, cioè cercano di fuggire dalla persecuzione, dalla povertà e di integrarsi in Europa. Abbiamo voluto organizzare questo convegno per parlare di questo tema e parlare in una sede così importante come quella del Parlamento europeo. Ma è anche vero che a distanza di alcuni giorni dopo averlo organizzato è successo quello che è capitato il 13 di novembre. E dopo il 13 novembre ci siamo resi conto che non solo il mondo non sarà più lo stesso per tanta immigrazione, ma anche per tanti pericoli, per tanta sicurezza di cui avremo bisogno. E quindi abbiamo deciso di fare questo convegno invitando l'ambasciatore della Repubblica Federale Tedesca, dove invece già c'è un progetto sociale per i migranti, e l'ambasciatore del Marocco, che da tempo già hanno inserito i migranti nel loro tessuto sociale e nel loro paese come un fatto naturale. E quindi io penso che il ruolo della politica sarà determinante e vorremmo sottolinearlo in questo convegno, come anche vorremmo dire che la pace dovrà vedere nuove prospettive, dovrà vedere un umanesimo condiviso dove ci sarà un'integrazione, dove ci sarà la cultura, dove ci sarà l'istruzione affinché molti problemi che la nostra vecchia Europa non ha potuto risolvere potranno essere risolti con una nuova visione della politica e una nuova prospettiva verso la pace. Ambasciatore, nel suo paese come si vive questo momento? Innanzitutto con serenità e con consapevolezza delle minacce, possiamo chiamarle così, per quanto riguarda l'aspetto sicurezza, ma anche consapevolezza dell'importanza di un trattamento giusto, democratico, che rispetta i diritti umani di questa realtà dell'immigrazione. Noi da 2 anni abbiamo cambiato tutta la nostra politica e aperto la porta e la finestra ai flussi migratori. E già abbiamo ottenuto una regolarizzazione di 25.000 e stiamo andando verso quest'anno forse 30, comunque di più 30.000, perché è una realtà demografica che dobbiamo inserire nella nostra visione, è una realtà economica, è una realtà culturale e dobbiamo accettare la diversità umana, identitaria, e inserirci dentro il rispetto dell'altro, il conoscere meglio l'altro e nel non integrare, ma a fare in modo che la nostra tradizione del Mediterraneo, dell'accoglienza, sia di nuovo ristaurata. Posso chiederle, lei di che religione Io sono musulmano. è? Ecco, ma perché le religioni, la religione è diventato così terreno di scontro terribile? Quando l'ideologia non ha più senso e non ha uno spazio, escono sempre radicalismi e ne abbiamo vissuto nella storia umana. La Chiesa non era sempre Chiesa di pace, lo ricordo, e non si può usare il testo sacro per giustificare un atteggiamento che non è accettabile secondo valori comuni che condividiamo. Posso leggere l'Antico Testamento per vedere delle cose che non sono accettabili oggi, lo stesso nel Corano, però ci sono anche indicazioni maggiori sia nella Bibbia sia nel Corano per proibire il fatto di uccidere l'essere umano. Nell'Islam, nel Corano è detto chiaramente uccidere un'anima è uccidere l'umanità.
salvare un'anima e salvare l'umanità, nel Corano, molto chiaro, preciso. Dunque, è la crisi della politica, è la crisi dell'economia, è la dialettica della paura che ha restaurato questa cattiveria umana, che è quella di usare la religione e altri concetti di esclusione, di xenofobia, per giustificare degli atteggiamenti e delle politiche che non sono più nel mondo nostro. Professore, un momento drammatico, delicato, e non si vede come se ne viene fuori, anzi, si stanno scoprendo le carte, c'è una sorta di insofferenza sempre più forte verso gli immigrati e da parte loro c'è un'insofferenza ancora più forte verso la nostra religione e il nostro stato sociale. Cosa si deve fare? Ecco, noi abbiamo organizzato questo convegno perché appunto non vogliamo, diciamo, far confondere all'opinione pubblica il discorso delle migrazioni con il discorso del terrorismo, anche perché poi abbiamo verificato che la gran parte dei terroristi vengono dall'Europa, anche se sono di origine magari africana o asiatica o sono di religione islamica. E gli emigrati che vengono con i barconi o quelle file spaventose che arrivano addirittura a dei confini con delle barriere terribili e che in questo momento sono in dei campi spesso un po' organizzati rapidamente al gelo e alla fame, non c'entrano niente col terrorismo, anzi a nostro parere sono vittime del terrorismo, perché centinaia di migliaia di persone per esempio sono state costrette a fuggire dalla Siria perché si trovavano in mezzo tra i bombardamenti dell'ISIS e il bombardamento di Assad, del governo siriano, e quindi sono vittime del terrorismo, non autori del terrorismo. Poi non sappiamo se può essere qualcuno infiltrato. Certo, l'Europa ha la necessità della sicurezza e ha la necessità anche di non stravolgere i suoi livelli sociali e i suoi livelli economici, anche perché sennò si fa gioco dei populismi, degli estremismi e di chi vuole sfasciare l'Europa. Però non dobbiamo dimenticare che l'Europa è nata sulla base della democrazia, della libertà e dei diritti umani. E quindi i rifugiati, addirittura per esempio per la Costituzione italiana, hanno diritto ad avere l'accoglienza, diritto. Ma anche chi non è rifugiato spesso non è certo un criminale automaticamente. Allora certo sono auspicabili gli ottimi interventi che sta facendo il governo per cercare di rimpatriare molti emigrati in nazioni che hanno degli accordi con l'Italia. Però ci sono anche quelli che non hanno questi accordi e lì dobbiamo vedere se devono essere espulsi, se hanno dei problemi particolari o no. Però noi intanto abbiamo voluto mettere insieme migrazione e diritti umani, perché secondo noi se l'Europa non è la bandiera dei diritti umani nel mondo, perde la sua caratteristica originaria, perché De Gasperi, Adenauer e Schuman l'avevano costruito per questo.